Bentornati alla Card Review. Ormai questo rendiamo un appuntamento quotidiano. Tutta settimana faremo Card Review praticamente. Soprattutto perché vi ricordo che mercoledì ci sarà il reveal, tra virgolette, finale. Quindi mercoledì sera, da mercoledì in sera in poi conosceremo all'incirca tutte le carte, d'accordo? Sì, Crema, lo so che domani sera, mercoledì, Dio Cristo! Ma non posso dire domani, perché se il video esce domani, è dopodomani ed è una merda. Quindi devo dire mercoledì. Non sono mica stronzo, sai? Era un po' forte sto pugno, raga, mi si è spostato tutto. Il mouse è letteralmente saltato, la webcam si è tolta dalla sua posizione originale e si vede il green screen. Ho letteralmente girato... Ah no, si è alzato il monitor e si è girato, ecco perché. Allora, dicevo, mercoledì ci sarà il reveal finale, non ho idea di quando vedrete questo video. Se siete in live con me su Twitch, domani sera, così anche Crema, bambino speciale, è contento. E praticamente da quel momento in poi ci sarà una live, poi piano piano usciranno tutte le carte sui vari Twitter ufficiali di Play Hearthstone, magari sul sito se fanno le cose fatte come si deve per una volta, e conosceremo tutto il set, e da allora si potrà ragionare in una maniera totalmente diversa su questi reveal. Molto figo che le carte escano con così largo anticipo, ci si può ragionare sopra, si può addirittura fare del theory crafting relativamente serio. Vi anticipo da ora che sarà mia premura nei prossimi giorni, quando potrò, c'è un motivo particolare per cui non ho tempo in questi giorni, lo scoprirete se andrete su Instagram dalla sera del 24 in poi. Però cercherò comunque di ritagliare del tempo per fare una cosa, ovvero ragionare solo sulle carte che entrano non ha moltissimo senso, bisogna ragionare anche sulle carte che escono. Secondo me alla maggior parte delle persone sfugge l'importanza che hanno moltissime delle carte che escono nella prossima rotazione standard nel creare l'identità di alcune classi. Ad esempio il Warrior e l'analisi che andrà fatta delle carte del Warrior. Non per niente finora del Warrior abbiamo visto praticamente niente, solo la carta Prime e un cazzo di minion stranissimo 3 mana 1-10. Fondamentalmente il Warrior è tutto da ristudiare da capo, perché il Warrior, oltre a perdere quello che perdono tutti gli altri, cioè Ziliax e Acolyte of Pain, ma loro ci marciavano parecchio sopra, perde tutte le carte di Boomsday Project, quindi Dr. Boom, tutti i mech fighi, tutte ste robe qua, tutto via. Perde Warpath dal set di Bosco Tetro, perde un botto di Tool, cioè letteralmente 20 carte su 30 di quelle che compongono un mazzo Warrior oggi. Quindi, ad esempio, su quelle classi lì bisogna ragionare in maniera totalmente diversa. Però, in ogni caso ci si può sicuramente ragionare sopra, si può immaginare una nuova struttura per il Warrior, non lo si può fare oggi, lo si potrà fare dalla sera di domani, mercoledì, che magari è stasera per alcuni, in poi. Quindi sono molto in hype per il reveal finale, in particolare per analizzare alcune classi. Ladies and gentlemen, le carte di oggi... Purtroppo questo cazzo di OBS ha un bel problema e non mi fa mettere le carte nuove, quindi ci saranno solo quelle che avevo già preparato, la maggior parte sono in inglese. I'm sorry! Tra quelle in italiano, il padre di Rexxar, Doma Bestie Leo Rox, 8 mana 5-5, grido di battaglia, evoca 3 bestie dalla tua mano. Ho visto alcune altre recensioni, anche italiane, ho visto alcuni pareri nella community, grazie Stormwall, welcome back. 8 mana 5-5 per Doma Bestie Leo Rox, evoca 3 bestie dalla tua mano, e dicevo, ho ascoltato molti pareri su questa carta, italiani, stranieri, la community anche del mio canale, eccetera, e posso dire con estrema tranquillità di non essere d'accordo con nessuno di loro. E la cosa mi mette un po' a disagio però, perché veramente, letteralmente, sono l'unico stronzo che pensa che questa carta faccia cagare. Mentre invece l'opinione comune e generale di Doma Bestie e Leo Rox è che sia una carta rotta, OP, broken as fuck, veramente 5 stelle, Totodillo, contendente al sigillo dello Sbra.
Secondo me sta carta è brutta, ma brutta, cioè nel senso, chiaramente il power level è alto perché tutto il set deve avere un power level estremamente alto, essendo che è il primo set del nuovo anno e non vedremo nuove carte per un bel pezzo, quindi qualcosa la gente lo dovrà giocare, altrimenti stiamo ancora qui a cercare Huffer dall'Animal Companion. Non c'è niente di male, però speriamo di fare qualcosina di più carino nell'Hunter, no? Però Doma Bestia e Liorox, più ci ragiono più non mi convince veramente per niente. Secondo me è molto difficile evocare tre bestie fighe dalla mano dell'Hunter, dal momento in cui nella rotazione vanno via 4 mana più 3 a un pezzo, a una tua bestia, ne mescola delle copie nel deck, eccetera. Quella roba lì non è più in standard. C'è 2 mana, pesco una bestia, le do più 3 sicuramente, ma non credo assolutamente che basti. Poi è un po' macchinoso, non è proprio nella natura dell'Hunter fare queste cose. È sicuramente una giocata forte di per sé, nel senso che fai 8 mana 5-5, ti svuoti la mano, qualcosa ci farai con quello che hai giocato. Ma onestamente il modo più vicino che ho io di analizzare Doma Bestia e Leorox è quello della Boom Nave. Cioè, avete presente la Boom Nave del Warrior? 9 mana, evoca 3 pezzi giganti dalla tua mano, gli fornisce Rush. In questo caso il Doma Bestia e Leorox non fornisce neanche Rush, quindi l'utilità dei pezzi che evochiamo dalla mano è assolutamente nulla. Se dovesse entrare in meta, la gente si preparerebbe un board clear, aspetterebbe questa power play con molta tranquillità, e una volta che il nostro avversario ha sprecato 8 mana per fare una 5-5 in un Hunter, tira un board clear e siamo a posto. Stile Talangi del Priest, per chi se la ricorda, non ha mai visto gioco. E ci sono dei motivi precisi per cui non ha mai visto gioco. Queste giocate sono super fighe, ma sono super counterabili, specie se diventano forti nel meta. Nel momento in cui diventano forti nel meta, fanno cagare nel meta. Quindi, cosa viene in soccorso del Doma Bestie Leorox? Purtroppo il costo in mana di 8 è proibitivo, perché la carta migliore da mettere in combo con il Doma Bestie Leorox sarebbe esattamente 3 mana nuova, quella neutrale, la 3 mana 3-4, che come Battlecry uccide i nostri pezzi e come Death Rattle li rievoca +1/+1. Perché in quel caso si potrebbe architettare un Death Rattle Hunter con i controfiocchi. Verrebbe fuori una roba fortissima. Fortissima. Di bestie che hanno Death Rattle non ce ne sono tantissime, ma basterebbero e avanzerebbero per fare qualcosa di figo se ci fosse questo tipo di, diciamo, di applicazione possibile. Onestamente io non sono per niente convinto su questo Doma Bestie. Veramente sarò l'unico a prendere. Magari prendo un palo nei denti, raga. Non c'è problema. Una carta la dovrò sbagliare in questo cazzo di, no? Dopodiché mi sembra un po' per i mazzi meme, tipo quelli che giocano Tundra, accumulano carte nell'Hunter, cosa molto difficile. Accumulano carte e poi giocano Tundra Rhino insieme ad altre bestie e gli forniscono un charge fittizio per avere una chiusura. A me piacerebbe moltissimo se questa carta potesse fungere da chiusura e basta. Se potesse fungere da chiusura e basta sarebbe molto forte, ma non vedo, proprio non riesco a immaginare, sarà che mancano ancora tante carte, non riesco assolutamente a immaginare un Hunter che davvero può fare una partita normale accumulando così tante risorse nella propria mano, letteralmente accumulando una combo nella propria mano, senza giocare control, perché l'Hunter non ha nessuno strumento per giocare control. Servono removal, servono delle AOE, servono dei peschini molto affidabili per giocare control. L'Hunter non ha niente, niente di tutto ciò. A me non convince per niente questo utilizzo di Doma Bestia Leorox, almeno per ora. Vediamo cos'altro esce e vediamo cosa riesce a tirar fuori. Potenziale alto, nel momento attuale non gli do voto perché, ripeto, io do il voto solo alla fine, ma 2 stelle. No, non di più. 2 stelle. Oh my god! 7 mana 4-6 per la leggendaria del Paladino. Grido di battaglia, mette nella tua mano una copia di ogni magia che hai lanciato sui tuoi personaggi in tutta la partita. Dama Value. Dama Value per 7 mana 4-6. Ricorda chiaramente l'altra famosa 7 mana del Paladino, la 1-1 Lissandra, sulla quale venivano ricastate tutte le spell giocate sui minion in questa partita praticamente, solo che quella
le rigiocava subito. La dama Liandrin invece te le rimette in mano, quindi è molto, molto più lenta, molto più value. Non per niente non parte come una 1-1, ma come una 4-6. È più una combo card che altro, e mi sembra quasi una tech card che non una carta da inserire a 360 gradi in tutti i deck. Credo che sia una carta estremamente particolare. Credo che sia una carta che purtroppo non ha vie di mezzo. Ci sono dei mazzi dove lei è letteralmente una delle, delle carte che definisce la strategia del mazzo, e poi è totalmente ingiocabile in tutti gli altri deck. Chiaramente la Dama Liadrin viene, diciamo, a essere particolarmente utile grazie alle nuove spell del Paladino, quelle che fanno parte del Librium qualcosa. Le analizzeremo la prossima volta, esattamente la prossima volta, e quindi io per questa volta sulla Dama mi soffermo nel dire che non è da sottovalutare, ma che è estremamente selettiva di dove vuole stare. Ci saranno probabilmente uno, forse due, ma probabilmente un solo deck dove brillerà particolarmente, in tutti gli altri sarà una merdina. Però con le nuove spell del Paladino che vedremo la prossima volta, torneremo ad analizzare anche la Dama. La teniamo in stand-by per stavolta. Lo sfidante del Warrior, la carta di cui parlavo prima, 3 mana 1-10, grido di battaglia, seleziona un servitore nemico, combattono, traduzione terribile, non vedo perché, ma quello che dicono in inglese è combattono fino alla morte. Cioè, inteso, fino a che uno dei due non ci lascia le penne, che rende molto di più l'idea. Perché secondo me in italiano così è proprio sbagliata, perché combattono, sembra che si schiantino una volta e poi finita lì. Sappiate invece che questa censura tutta italiana, che rischia di ledere, diciamo, la corretta interpretazione di questa carta, vi lascia intendere altro da quello che succede. Quello che succede è che letteralmente le due carte si schiantano più volte anche. Se questa 3 mana 1-10 finisce su una 2-3, la 1-10 continuerà ad attaccare la 2-3 fino a che la 2-3 non è morta, e vi avanzerebbe in quel caso una 3 mana 1-4. Quindi, carta molto strana da analizzare, perché secondo me il concetto è fighissimo. Il concetto è veramente figo della carta. Sono molto felice che la Blizzard stampi carte di questo tipo. Ma ci sono due problemi. Uno, come ho detto proprio in incipit di questa review, è molto difficile immaginare il Warrior. Letteralmente bisogna immaginare 17-18 carte su 30 totalmente diverse da quelle che si usano oggi. Ne basterebbero 5-6 per non avere un'idea chiara della direzione del Warrior. Doverne cambiare 16? Un po' è veramente difficile, quindi aspettiamo le nuove carte del Warrior. Bisogna aspettare, dal momento in cui sto parlando io, 24 ore, quindi va bene così. Di base 1-10 non va bene. Esiste Galakrond, ma pensare di usare lo sfidante dopo averlo top deckato con Galakrond attivato, ste carte devono avere uno scopo a prescindere da quello che fanno nel nostro deck. Deve essere molto importante mettere queste carte nel nostro deck e usarle subito. 1-10 non va bene. Se dovesse esserci una forma di end buff anche minima, 3-12, per esempio, un +2/+2 è selettivo. Sullo sfidante, all'improvviso, se questa diventa una 3-12, diventa una carta fortissimerrima. Va in combo con mille cose, a partire dall'Armorsmith, è un anti-aggro clamoroso, è un anti-dormiente clamoroso, che è probabilmente uno degli scopi principali di base dello sfidante. Il vostro avversario sta per risvegliare la carta che fa 10 danni a tutti i personaggi, eccetera, eccetera, nel Demon Hunter. Quando è il vostro turno, schiantate giù lo sfidante Straziaguerra, è una 1-10, tanca tutti possibilmente i danni del Demon Hunter, di quella carta dormiente del Demon Hunter, tanca altri danni di altre carte dormienti in questo meta, e può essere un'ottima risposta, tra virgolette, naked da quel punto di vista lì. Ma credo che la sua natura vera sia quella del combattono fino alla morte, quindi credo che la sua natura vera sia quella del removal che però lascia un pezzo. Sappiate che il removal che lascia un pezzo è una delle cose più forti che si possono fare su sto gioco, quindi potenziale estremamente alto. L'idea chiara di qual è la direzione del Warrior non ce l'ho io, non la può avere assolutamente nessuno che non abbia un trucco da pagliaccio sulla faccia, quindi aspettiamo qualche ora.
e ne parleremo. Per il Mage, molto importante questa carta, una leggendaria evocazione. Riempie la tua mano di magie casuali del mago. Alla fine del tuo turno, scartale. Evocazione viene vista molto male, secondo i pareri che ho raccolto un po' in giro, per la maggior parte. Chiaramente c'è a chi piace da morire, ma per la maggior parte non c'è grande affetto verso l'evocazione, specie per il fatto che sia una leggendaria. Secondo me non potrebbe essere altro che una leggendaria, perché per due turni riempire totalmente il turno, sì, di carte casuali, ma tante, sarebbe, onestamente, sarebbe troppo forte. Cioè, avere due turni totalmente gratis all'interno di una partita sarebbe molto forte. Già riempire un turno in questo modo è molto forte. La collocazione non è chiara, perché il posto in cui sta meglio è nei mazzi lenti, ma i mazzi lenti tendono a non avere una mano vuota, tendono ad avere una mano dove almeno 5 carte le hai. Quindi nel momento dove giochi evocazione, che sarebbe la tua sesta carta, ti rimangono 5 slot vuoti e riempi la mano con 5 spell, che poi svaniscono alla fine del turno. Già in questo scenario qui è buona. È chiaro che se la giochiamo con 8 carte in mano siamo un po' stronzi, però diciamo che 5 ci sta. Le magie casuali sono solo del mago, questo è molto importante. E un'altra nota molto importante è che se tra queste carte dovessero esserci delle twin spell, le magie gemelle sono ancora nel meta, assolutamente non ruotano, e quindi tirare fuori delle twin spell dall'evocazione ci lascerebbe a fine turno con la copia reale, e la copia della magia gemella non andrebbe a sparire. Quindi avrebbe fatto a tutti gli effetti value pieno, perché noi avremmo chiaramente tirato la prima copia e avremmo una seconda copia da usare in un altro momento. Già solo quello scenario lì, una gran figata. Bisogna vedere con cosa riuscire a mandarla in combo. Sorcerer's Apprentice, 2 mana 3-2, le tue magie costano di meno, è l'indiziato numero 1, senza arrivare onestamente a scenari un po' troppo fantasiosi di Maligos. Non ci credo molto negli scenari Maligos, ma decisamente con l'Apprentice riempire una mano di magie casuali e poi averle già scontate grazie all'Apprentice, tanta roba. Di cose utili ce ne sono nel Mage. Le magie del Mage sono tante, ma questo è sicuramente il meta in cui questa carta può essere più forte, perché non è diluito il pool di magie del Mage. Più andremo avanti, nella prossima espansione ci saranno ancora più magie, e nell'espansione dopo ci saranno ancora più magie. Questa è l'espansione in cui ci sono, tra virgolette, meno magie, e quindi è l'espansione in cui può uscirti in maniera più consistent all'incirca quello che stai cercando. Bisogno di Fireball? Bisogno di Polymorph? Tra due set sarà letteralmente statisticamente impossibile ottenerlo schioccando le dita. Adesso siamo al limite, dove matematicamente potrebbe venirti fuori abbastanza spesso quello che cerchi, ed è molto molto importante. Quindi a me piace l'evocazione, piace molto, credo che proprio questo sarà il set in cui vedrà più gioco. Tanto hype per vedere cosa ci combinano sopra. Le altre carte che voglio analizzare oggi sono un po' una merda, perché sono in inglese, sono degli screenshot, perché le avrei in italiano PNG fatte bene, ma OBS ha deciso di rompermi i coglioni. Beccatevi qua! Setek Tessivelo, sono riuscito a metterlo, per fortuna. 2 mana 2-3, dopo che hai lanciato una magia su un servitore, metti una magia del sacerdote nella tua mano. L'ultima carta in italiano che ho oggi, se non sbaglio. 2 mana 2-3 del Priest, che letteralmente fa da piccola Lyra de Sunshard per 2 mana di partenza. Di base è una carta che è una bomba atomica. Purtroppo, per fortuna anzi, il Priest verrà nel prossimo set in uscita da un rework praticamente totale, dove avrà molte delle sue carte storiche che andranno in Hall of Fame, tipo la Chierica, e avrà tutto il set nuovo da scoprire. E perderà dai set precedenti, tra Bosco Tetro e gli altri set che appunto ruoteranno, perderà molta della sua identità attuale. Cercare la nuova strada del Priest sarà molto importante, tendente al control di sicuro, più che allo, diciamo, al mid range, sicuramente tendente al control. L'altro lato che sta suggerendo la Blizzard per il Priest sembra essere quello board centrico, si dice, cioè quasi stile Zo, dove tu cerchi di ottenere il controllo del board tramite il board.
Cerchi di ottenere il controllo del board con dei pezzi che hanno tanta vita o hanno degli effetti fighi, tipo togliere l'attacco al tuo avversario, cose del genere. I tuoi pezzi guadagnano più 2 alla fine del turno, cose di questo genere. E all'improvviso in questo magma di, da un lato control, da un lato cose board centriche, esce Setek Tessivelo. L'ira di Sunshard, in una forma minion, ha 2 mana, molto più probabile da trovare molto forte. Le magie lanciate su un servitore, tuo o avversario, che innesca un meccanismo molto figo. Almeno per quello che sembra essere il pool attuale del Priest, lanciare una magia su un servitore è letteralmente l'unica scelta, nel senso che le spell del Priest che non vanno sui servitori si contano sulle dita di una mano. Olinova, la nuova 4 mana, non hanno target, eccetera eccetera, sono magari delle AOE, ma il 99% delle spell, Power Ward anche se reworkata, che magari si giocherà ancora, non lo so, ma di sicuro si giocherà un mana 3 danni, di sicuro si gioca Shadow War Pain, di sicuro si gioca Shadow War Death. Per il resto, fondamentalmente, che non si giocano e che si giocano ma che non sono a target, ci saranno l'Innova, la Piaga e la nuova spell epica che sostituisce quelle che vanno in Hall of Fame. Ma tutte le altre sono proprio tutte a target, è una figata. Quindi non solo quelle che noi inseriremo nel nostro deck hanno una grande probabilità di attivare Setek, ma anche quelle casuali, essendo magie specifiche del sacerdote che usciranno da Setek, è molto probabile che saranno anch'esse a target. Quindi si... diciamo che aumenta la probabilità che questo sacerdote venga fuori con un bellissimo sistema di, no? Autobenzina. Molto, molto pericoloso. Di solito queste cose si fanno nei mazzi Miracle combo. Al momento non c'è la combo, nel senso che non c'è una finisher. Non esiste più Velen, eccetera, eccetera. Aspettiamo di vedere le altre carte del Priest e vediamo che strada prende questo Setek. Imprisoned Vilefiend. Come dicevo, purtroppo ce l'avrei anche in italiano, ma sto cazzo di OBS mi sta rompendo i maroni. 2 mana, 3-5, dormiente per 2 turni, quando si sveglia, Rush. Strana carta da interpretare. Non so bene cosa pensarne. Credo che ci siano troppa 2 molto più forti. E il problema di questa carta è che più vai avanti nella partita, più bruttina diventa. Ad esempio, ci sono altre carte dormienti che rappresentano comunque degli ottimi top deck, perché quando si svegliano fanno qualcosa di molto figo. Ad esempio, 3 mana 3-3 del druido. Non credo che ci sia un momento della partita dove rappresenta un brutto top deck pur essendo dormiente. Mentre invece il Vilefiend è una carta clamorosa giocata in curva. Clamorosissima giocata in curva, una roba che da sola può farti vincere la partita se è buttata nel deck giusto e se il board state è ideale, cioè se ci sono minion su cui effettivamente avrebbe senso fare una cosa del genere, ma mi sembra che statisticamente vada a perdere troppo, ma troppissimo, nel momento in cui non viene giocata proprio in curva tra turno 2 e turno 3. Già da turno 4, 5, 6 non credo che la giocherei proprio, cioè penso che anche avendola in mano probabilmente preferirei fare altro. Perché quando si sveglia non fa abbastanza da quel momento in poi nella partita. Quindi questa media tra le due secondo me la renderà vicino all'ingiocabile. Potrebbe essere un ottimo outcome se dovesse essere un evolve da un drop a uno, magari in una classe come Shaman. Non ho idea. Il Felmo invece... 2 mana 5-4, demone per Lanter, dormiente per 2 turni, quando si sveglia attacca un nemico casuale. Secondo me questa invece non è assolutamente niente male. Sta carta qui, secondo me, merita un botto, molto sottovalutata al momento. Non ho sentito neanche una recensione positiva sul Felmo, che invece secondo me è molto, 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 molto buona, molto forte. Specie nell'Hunter, perché vedo moltissimo l'Hunter giocare in un modo un po' più lento con delle semi-combo Death Rattle abilitate in special modo dalla 3 mana 3-4 che mangia i propri pezzi e poi li respona, ma anche senza responarli, solo per attivazione dei Death Rattle. E secondo me in quei mazzi lì non credo che esista un turno 2 ideale, senza committare risorse che magari vorresti tenerti per poco più in là.
E in quegli scenari lì, il 2 mana 5-4, so che non siamo abituati a giocare una carta nell'Hunter che non faccio qualcosa immediatamente. Secondo me invece questa proprio avrà uno slot perfetto in quella posizione. Anche questa carta tende a non essere meravigliosa in top deck fuori curva, ma fuori curva può sempre comunque rappresentare un trade per 2 mana, perché 5 di attacco fa una bella differenza rispetto a 3 della carta precedente. In alcuni casi saranno danni faccia. 5 danni per 2 mana è decisamente qualcosa che l'Hunter vuole fare sempre e comunque. Proprio perché c'è scritto random enemy, quindi chiaramente può anche colpire faccia. Difficilmente l'Hunter punterebbe a dover rimuovere per forza il board con questa carta. Della serie, sta carta è buona quando trada, però se va faccia, malissimo. No, non credo, siamo Hunter. Probabilmente 5 danni faccia anche quando il nostro avversario è a board, perché, anche se noi magari preferiamo un trade, comunque 5 danni faccia non fanno male. 5-4 sono decisamente delle statistiche molto più che accettabili. Tag Demone non lo possiamo sfruttare, ma va bene così. Secondo me questa carta viene molto sottovalutata al momento. Parlando di attacchi dormienti, arriva Maiev Shadow Song. Mi spiace averla con questo bordo bianco, mi spiace averla in inglese, ce l'avevo anche in italiano, ma che burdel. Maiev Shadow Song, Battlecry, scegli un minion e questo minion diventa dormiente per 2 turni. Mamma mia! Che bomba! Questa sicuramente, ora come ora, ma probabilmente anche continuando e andando avanti, tra le migliori 5 dell'espansione, assieme alla 3 mana 3-4 e assieme alla carta Prime. Assieme alla carta Prime del Mage, per quanto mi riguarda. Incredibile Maiev Shadowsong, che ha una versatilità totale, veramente totale, dove può essere utilizzata sia sui pezzi avversari per fare una specie di sap, sicuramente nei 2 turni in cui il pezzo avversario resterà dormiente noi sapremo bene come sfruttare il vantaggio acquisito. Carta neutrale, quindi design meraviglioso il fatto che tutti possano giocarla. Mi sa molto da questo punto di vista di nuovo Ziliax, cioè di nuovo pezzo incluso in quasi tutti i deck perché sta bene in aggro, sta bene in midrange e sta bene in control. È incredibile questa roba. Mandare dormiente un taunt avversario, per esempio, in un aggro è già una bomba. È letteralmente un silence, ma ancora più forte. Quindi capisco benissimo perché è andato a fanculo Spellbreaker. Non l'avrebbe comunque usato più nessuno. E e invece, nei midrange e nei control, assume una forma ancora più peculiare dove noi possiamo sì scegliere un minion avversario, mandarlo dormiente affinché non rompa il cazzo per 2 turni, lasciandoci impostare la nostra win condition. Ma ancora meglio, forse, quando giocato sui nostri pezzi. Perché noi giocheremo, vi assicuro che verranno giocati i minion dormienti e quindi mandarli a dormire di nuovo, tra virgolette, vorrà dire che quando si risveglieranno, diciamo che il loro effetto si applicherà nuovamente. Quindi questo abilita degli swing in termini di tempo importanti, degli swing in termini di combo estremamente importanti. E insomma, la versatilità di poter scegliere all'interno dello stesso matchup, all'interno delle stesse partite, dove poterla buttare, è veramente, veramente incredibile. Mi viene da dire una carta perfetta. Credo che anche 4 mana 3-3 questa carta avrebbe avuto gioco tranquillamente, anche come 4 mana 3-3. Il fatto che sia addirittura, mi permetto di dire, addirittura una 4 mana 4-3, lo trovo veramente incredibile, top 5 del set, come ho detto, il che vuol dire 5 stelle e il fottutissimo Totodillo, il sigillo di qualità del Totodillo garantito. Questa carta non c'è verso che questa carta non sarà importante nel meta a venire. 10 sub gift in palio se tra un mese Maiev Shadowsong non vede gioco nei mazzi più importanti. 24 di marzo, se il 24 di aprile Maiev Shadowsong non viene giocata, la mia chat si segna tutto. 10 subgift, che sono 50 euro. 50 euro che questa carta verrà giocata tantissimo. Tantissimo. L'ho detto, assolutamente l'ho detto, non c'è problema. Non posso perdere. Una carta clamorosa. Clamorosa.
Buono, chat, queste sono tutte le carte che ho per oggi, purtroppo, perché OBS ha deciso di fare il bambino capriccioso, avevo preparato altre 10 carte, non fa niente, domani faremo una card review un po' più lunga, recuperiamo.